Now give it to me. Get funky. Get funky. Now stop. Let's watch that real quick. Salve a tutti, siamo qui oggi per fare una breve recensione della cassa RCF 712A. Allora, questa cassa ormai ce l'ho da 4-5 anni e devo dire che nonostante i 4-5 anni e comunque dell'uso, la cassa si comporta ancora molto ma molto bene. Allora, la cassa ha una potenza di 1400 watt di picco e 700 watt RMS. In più la cassa ha 129 dB, quindi abbastanza per una cassa comunque da 12 pollici. Ok, incominciamo dal retro. Da come vediamo abbiamo la presa per la corrente e il tasto di accensione e spegnimento. Salendo su abbiamo l'ingresso e l'uscita Canon, poi abbiamo la manopola del volume, in più abbiamo anche dei LED che ci indicano il massimo della potenza, quindi il limite, cioè il rosso, e altri due per il volume normale. Abbiamo il tasto dei bassi, quindi aumenterà non di molto, ma comunque la frequenza dei bassi in uscita, e il tasto per il microfono, quindi se vogliamo solo attaccare il microfono, premendo quello, la potenza aumenterà di molto. Nel di sotto della cassa abbiamo un foro per un treppiedi e un altro foro dove c'è una filettatura per appendere un'altra cassa giù o comunque un qualcosa per sorreggere. Invece sulla parte sopra abbiamo una maniglia e anche una filettatura, una vite con una filettatura per appendere la cassa. La cassa è composta anche da altre due maniglie sugli appositi lati per comunque una maneggevole presa. Beh, che dire, dopo 4 anni d'uso la cassa non mi ha dato mai problemi e comunque nonostante i 4 anni si sente ancora bene e non dà problemi neanche l'amplificatore, quindi per me è un'ottima cassa. Il video è finito, spero che vi sia piaciuta questa recensione. In parole povere, giustamente, e questo è tutto. Ciao ragazzi!